oggi nuova challenge, più o meno, perché è una metà tra una challenge e un video di shopping, che ovviamente non avevo mai fatto prima d'ora sul canale, o meglio, avevo fatto più o meno un annetto e mezzo fa, quasi 2 anni fa, una cosa simile, però sì, l'ambito era totalmente diverso, quindi sinceramente non c'entrano molto, non so neanche perché mi sto dilungando. Invece di passare subito a spiegarvi di cosa si tratta, oggi praticamente manderò un direct a 100 celebrities o comunque influencer, youtuber, insomma, come sempre ho spaziato un pochino nel creare la lista e chiederò loro di scegliere che cosa devo comprare su Amazon. Ho visto girare un sacco questa challenge nei canali americani che seguo e l'ho trovata divertentissima e soprattutto anche un po' particolare, un po' interessante perché ovviamente io sono abituata a fare una determinata tipologia di ordini o anche quando testo con voi le cose magari mi oriento su una certa categoria di prodotti piuttosto che un'altra. E invece in questo caso io non dovrò assolutamente scegliere niente, ma sperando che mi rispondano perché sapete che quando avevo fatto questa cosa l'avevo fatta simile, nel senso che anche all'epoca avevamo mandato dei direct a 100 celebrities, però gli avevo chiesto che prodotto make-up utilizzare e in base a quello avevo poi realizzato un trucco. Semmai se non aveste visto quella challenge ve la lascio direttamente nell'info box. Oggi è una cosa totalmente diversa e che sinceramente mi ispira molto di più anche perché, vabbè, si tratta comunque di un mix tra una challenge e un video haul che ci sarà nel caso nella seconda parte di questo video, perché in questo momento devo solo limitarmi ad inviare il messaggio e poi sperare che appunto qualcuno mi risponda. L'altra volta non era andata così bene, ma se dovessero rispondermi, poi farò la seconda parte di questo video e spacchetteremo insieme e proveremo insieme i prodotti che avranno scelto per me. Io comunque ho già preparato una bozza di messaggio da inviare e manderò praticamente a tutti lo stesso messaggio, cambiando ovviamente il nome del destinatario. Ciao XXY, scusa se ti disturbo, ma sto registrando un nuovo video per YouTube in cui chiedo ai personaggi famosi di indicarmi un prodotto, tra parentesi, di qualsiasi categoria da acquistare su Amazon per poi testarlo nel video. Quale prodotto mi consigli? Grazie, cuoricino. E adesso sì, direi che visto che vi ho spiegato più o meno come funziona, andiamo subito a mandare i vari messaggi perché impiegherò un po'. L'altra volta più o meno ci avevo messo 2 ore tra tutto, tra cercare i nomi, inviare il messaggio, cambiare due cosine e poi pian piano vediamo quante risposte riceverò. Incrociamo le dita. Per ora ho inviato circa la metà dei messaggi e sta andando benissimo perché ho già ricevuto addirittura due risposte e non me lo aspettavo. Continuiamo a inviare e vediamo. Sono ufficialmente passati praticamente 5 giorni da quando ho mandato i messaggi e questa volta ho ricevuto addirittura 10 risposte, quindi sono contentissima. Sì, ne ho mandati veramente tanti, tipo di nuovo quasi un centinaio, scritto praticamente a chiunque: Benny Gargari, Veronica Ferraro, Giulia De Lellis. Ho scritto a Paola Turani, a Tess Masazza, Andrea Galeazzi, Nirchio, Alice, Alice De Bortoli. Poi ho scritto a Danny Lazzarin, ho scritto veramente a chiunque, adesso non sto a farvi tutto l'elenco, però rispetto all'altra volta mi sembra che sia andata molto meglio, nel senso che ho ricevuto parecchie risposte e soprattutto ho scoperto degli oggetti che assolutamente non avevo mai provato, non avevo in casa e quindi non vedo l'ora di provarli con voi in questa seconda parte del video. Partiamo comunque dalla prima risposta che è stata quella di Giulia Valentina e lei mi ha indicato questo prodottino qui che non ho ancora aperto, sono tutti prodotti appunto reperibili su Amazon, quindi questa volta vedo di ricordarmi di mettervi il link perché devo dire che chi mi ha risposto è stato gentilissimo e mi ha mandato proprio il link diretto a ciascun prodotto. E in sostanza all'interno di questo mini pacchettino su cui c'è scritto quale sarà il tuo sushi cat, c'è proprio un sushi cat perché lei mi ha scritto: non so come potrai testarlo nel video, ma dovrebbe portare fortuna e good vibes che servono sempre. Quindi andiamo a vedere quale ha riservato a me la fortuna. 3, 2, 1, pacchettini magnifici. E da Dan non si starà vedendo niente. Praticamente il mio sushi cat, che a questo punto possiamo andare ad aprire e effettivamente
Va bene, già che meno male che portava fortuna è già caduto, ottimo. Cercavo di dire che effettivamente è un po' più difficile da testare rispetto ad altri prodotti perché comunque in questo caso si tratta di un portachiavi, però appunto la sorte ha voluto che io ricevessi questo con un gattino grigio che assomiglia un pochino a Budino, però è lo stesso molto molto carino e poi sopra c'è un gambero e del sedano, sembrerebbe. Non sono così tanto sicura, quindi scrivetemelo nei commenti, però effettivamente non sapevo l'esistenza di questi portachiavi, ma adoro questa scelta e non vedo l'ora di attaccarlo alle chiavi. Poi ve lo farò vedere una volta attaccato direttamente in un vlog. In tutto questo mi ha risposto anche Chiara Paradisi e mi ha scritto: "Ma ciao tesoro, che bella idea! Allora ti consiglio il prodotto che mi ha cambiato le giornate, soprattutto con la neonata. È questo bollitore, ti lascio il link, sembrerà una sciocchezza, ma è una bomba. Lo uso per tutto ormai ed è velocissimo." E io sono andata assolutamente su Amazon e ho preso il bollitore che mi ha consigliato. La marca di questo è Igo Star ed è Electric Kettle. È un bollitore da 2200 watt, non lo so. Comunque andiamo subito ad aprirlo, va, senza stare a dire troppe cose che ogni volta me ne invento altre. Bene, qui c'è subito il manuale di istruzioni, c'era sia nero che bianco, ma dal link che mi aveva mandato si è aperto in bianco. In più, vabbè, l'avrei comunque forse scelto bianco e mi conoscete. Tanto l'importante è il prodotto in sé, che è fantastico. Poi è anche gigante. No, vabbè, non mi aspettavo che fosse grande quanto la scatola. Sembra veramente super super capiente, qui devo ancora studiarmelo bene. Ma tanto lo proveremo sicuramente insieme. Qui c'è il dosaggio espresso proprio in ml e c'è il livello massimo segnato. Mi sembra fatto molto molto bene e anche molto molto robusto. Non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarlo, anche appunto come diceva lei, per scaldare il latte o per prepararsi le tisane. Effettivamente è una cosa molto comoda, l'ho pagato poco e devo dire che in generale più o meno tutti i budget erano abbastanza contenuti, insomma, dei prodotti preferiti che mi hanno segnalato. Questo qui per esempio l'ho pagato 23,99 € con Prime. Mi stavo dimenticando questa parte che appunto credo che sia l'appoggio e c'è anche la presa della corrente. Speriamo che sia davvero rivoluzionario come me l'ha descritto, perché non vedo l'ora di testarlo. Ho già attaccato la base del bollitore e l'ho già riempito d'acqua. Non sono stata a mettere tantissima acqua, più che altro perché voglio capire quanto impiega effettivamente a bollire. Questa è la dose che solitamente serve a me. Ora è acceso e in teoria dovrebbe scaldarmela. Aspettiamo e vediamo. No, non ci potete credere, è passato meno di un minuto esagerando, e l'acqua sta già iniziando a bollire e oltretutto non è neanche particolarmente rumoroso. Proseguiamo con il prodotto che è contenuto all'interno di questa busta e che mi ha consigliato Gianmarco Zagato. Lui mi ha scritto: "Questi sono dei pad che si attaccano ovunque e che non hanno colla. Li uso per attaccare il cellulare momentaneamente oppure se ho bisogno di tenere fermo qualcosa. Sembra una cosa così, ma si sono rivelati strautili." Ed effettivamente vi dirò che non è stato solo lui a segnalarmi questi pads. Però poi la persona che me li ha segnalati, lo vedremo tra poco, mi ha dato anche un'alternativa, quindi in quel caso, avendoli già presi su segnalazione di Gianmarco, non sono stata a ricomprarli uguali, però sono curiosissima sia di vederli che di provarli, perché il fatto che non abbiano colla potrebbe essere assolutamente la svolta e probabilmente me lo scriverete anche nei commenti, sono l'unica al mondo che non li conosceva assolutamente. Sono proprio dei... sì, sono proprio caduti, come sempre, ma va bene. Sono proprio, sì, dei pads. Assolutamente, non sono neanche simili a cose in realtà, non so bene descriverveli. Comunque, sono questi pads, ci sono sia trasparenti che completamente neri e in teoria attaccandoli alle superfici dovrebbero non lasciare alcun residuo, ma agevolare appunto il fatto di appendere una cosa momentaneamente. Proviamoli e vediamo. Sono qui con questi pads. Ho guardato le istruzioni, in realtà non servivano quasi neanche perché sembrano semplicissimi. Voglio fare un test sullo specchio e provare ad attaccarci l'iPhone. Vediamo se funziona. No, vabbè, funziona. Sta attaccato lì completamente. Ora,
Andiamo. Ecco, ora però non si stacca più. Bene, si è incollata praticamente la parte del pop socket e non viene più via nulla. Non è possibile, non voglio rompere la cover, quindi adesso troverò una soluzione. Cioè, funzionare, abbiamo appurato che funziona. La cover è salva, sono riuscita assolutamente a liberare il telefono. Oltretutto non è rimasto nessun segno sullo specchio, quindi devo solo prenderci un pochino la mano, ma assolutamente promossissimi. Subito dopo Gianmarco mi ha risposto anche Eleonora Olivieri e lei mi ha segnalato una cosa divertentissima che di nuovo non vedevo l'ora di provare e addirittura mi ha mandato una risposta video, quindi posso farvela vedere. Non parte, ovviamente. Eccola. Scusa la faccia, cercherò di coprirla con questo filtro. Stavo pensando a qualcosa per Moiki, però alla fine ho cambiato idea e ti consiglio questo set di braccialetti cerchietti che si illuminano al buio. Cioè, rendiamoci conto, braccialetti e cerchietti che si illuminano al buio. Ma quanto può conoscermi la Ele? Beh, cioè, poi guardateli, sono incredibili, sono bellissimi. Io ho preso tutto, cioè, ho preso solo i cerchietti io. Vabbè, ne abbiamo tantissimi comunque da provare, adesso eviterò di stressarvi, ma voglio provare prima di tutto questa coroncina. Ma si illumina o non si illumina? Io non vedo luci, però questa qui è molto carina, secondo me. Adesso forse non con questo. Ah beh, però sono un po' fiorellosa oggi, quindi sì. Ci potrebbe anche stare, devo solo capire. Non si illumina se non tolgo la. Oh, adesso sì che ragioniamo. Non so se state vedendo qualcosa, ma lampeggia tutto, è molto molto carina come cosa. E ora proviamo anche il cerchietto a questo punto. Rimuoviamo subito, ce ne sono di tantissimi colori, eh. E anche con diverse forme, c'è questo nero con le orecchiette così. Esattamente come questo azzurro, ci sono questi con le orecchie da coniglio e questi altri due con le orecchie da gatto. Quindi proveremo questo rosa con le orecchiette da gatto. Questo non si spegne più nel me. Ah, perché si può anche regolare il tipo di luminosità, ok? Così intermittente, così è fisso e così si spegne. Ce l'ho fatta. C'è un'altra coroncina uguale e poi ci sono anche questi qui che penso fossero un pochino più natalizi, appunto con le renne. Noi proviamo questo qui del gattino. No, vabbè. È carinissima questa cosa. Proviamo anche con questa velocità. E questa rimane fissa? No, vabbè, adoro. Scelta top, non pensavo nemmeno che esistesse niente di simile, però adesso avrò una scorta anch'io per sbizzarrirmi. Promossissimi. Passiamo invece a questo oggettino, non posso farvi vedere il davanti, più o meno è così, ma ci sono, cioè il corriere me l'ha consegnato direttamente con il mio indirizzo. Devo dotarmi di etichette per coprire questa cosa, se no non riesco. Ah, forse di lato. Di lato si vede un pochino meglio che cos'è e si tratta praticamente di una gabbia per smartphone. E in questo caso me l'ha segnalata e mi ha mandato il link Beatrice Cossu del collegio. Ciao Chiara, che bella idea per un video YouTube. Ti consiglierei di provare la prigione per telefono. È un aggeggio dentro il quale lasci il telefono e si apre solo quando scade il tempo che hai indicato. Serve in realtà per non distrarsi nello studio. L'ho visto dalle storie di Emi Life e ho intenzione di testarlo anch'io. E poi, appunto, mi ha mandato il link ed effettivamente sono super super curiosa di aprirlo con voi, anche perché è arrivato abbastanza in fretta, quindi un po' come tutte le altre cose è lì da giorni, ma non potevo assolutamente trovare nulla, dovevo aspettare di iniziare il video. Allora, qui bisogna montare, quindi Chiara, passione, mega costruzioni, tornerà. Ah, allora, questa è sicuramente la base in cui inserire lo smartphone. E a questo punto dobbiamo creare la nostra gabbietta, questa è la porta. Cioè, comunque con tutti i video di prodotti strani che abbiamo fatto, una cosa del genere non l'avevamo mai presa, è incredibile. Allora, si inserisce così da un lato, poi questa parte va sicuramente, ma è abbastanza anche facile da montare, è quasi a prova di Chiara praticamente. Le ultime parole famose. No, qui si incastra così, da questa parte
No, questa è la portina, non quella che vi ho fatto vedere prima, ma ho quasi già assemblato tutto perché manca questa parte qui di lato che di nuovo si incastra, è abbastanza semplice. Questa è sicuramente la parte superiore che stava cadendo, ma risolviamo subito perché va incastrata bene bene bene. Non ho avuto problemi a montare tutta la gabbia, siamo poi arrivati al momento del coperchio, il disagio. Effettivamente sta chiusa, ma sinceramente non così bene, nel senso che la parte sotto tende parecchio a staccarsi. Effettivamente già sentendo la consistenza della plastica in sé non mi era sembrata resistentissima. C'è eventualmente anche il lucchetto per andare a chiudere questa parte. Ora non so neanche a inserire il telefono perché cioè basta alzarla e lo riprendo quando voglio. Però è sicuramente un'idea geniale e mi dispiace un sacco. Magari può essere che abbia qualcosa che non va la mia, non lo so, e mi dispiace tantissimo perché riponevo tantissima fiducia in questo aggeggio. Ero lì che continuavo a vederlo in questi giorni e non vedevo l'ora di testarlo, però mi sa che ho sbagliato qualcosa io, ma non credo, perché il montaggio non mi sembrava difficile, ma proprio non si incastra bene, cioè c'è qualcosa che non va. Quindi fatemi sapere se voi avete già provato qualcosa di simile e nel caso dove l'avete acquistato o quale avete acquistato nello specifico, così lo provo anch'io perché effettivamente può essere utile per tantissime cose, soprattutto per non distrarmi troppo quando sono al computer, che se no, bene o male, il cellulare lo vedo sempre lì, mi viene sempre da controllare le cose. E invece se lo lascio qui e, non so, consegno le chiavi a qualcun altro, perché non è assolutamente un lucchetto temporizzato, però magari se consegno le chiavi a qualcun altro e gli chiedo di ridarmele dopo un tot di tempo, potrebbe effettivamente servire se si chiudesse, così no. E dopo Bea mi ha risposto anche Marcello Ascani e lui mi ha scritto solo eccolo e mi ha mandato il link di un prodotto di cui io ignoravo anche in questo caso totalmente l'esistenza e forse era meglio continuare così perché so già che mi coprirò di ridicolo nel testarlo. Però si tratta praticamente di un kit da pugilato, tra virgolette, nel senso che c'è proprio questa fascia che si attacca alla testa. Adesso andiamo ad aprirlo perché forse, beh, l'immagine sicuramente descriveva meglio ciò che stavo cercando di spiegarvi, però praticamente... Quante palline c'erano all'interno? Scusa, Moiki, questa non è per te, è pure in gomma, meno male, ero preoccupata di questa cosa perché praticamente bisogna attaccarsi questa fascia in testa e poi andare a collegare la pallina direttamente alla fascia e colpirla in modo tale da migliorare i riflessi, a quanto ho capito. Quindi per fortuna è una pallina in gomma, ma volendo c'è anche la vera pallina da tennis, ma direi che per testarlo noi proviamo con la pallina in gomma perché mi conoscete e lo sappiamo, quindi non sto neanche a soffermarmi. Unica cosa, mi sa che la fascia è un po' grande per me, ci sto sperando. No, purtroppo mi sa, quindi sono costretta a testarlo subito e sicuramente a fare una delle mie bellissime figure in diretta, quindi grazie mille Marcello. Però effettivamente anche in questo caso ho scoperto un prodottino che non conoscevo e che sicuramente non avevo mai testato finora. Forse tra un attimo aggiungeremo anche era meglio che continuavi così, però ancora non lo sappiamo, vediamo come va la cosa. Dovrei essere riuscita ad attaccarla volendo, se ne può attaccare più di una, ma direi che per noi è sufficiente così, visto che dobbiamo iniziare. Adesso blocchiamo la fascia e in teoria dobbiamo colpirla. No, non funziona così, non riesco a capire come farsi in così. Pensavo che fosse più difficile, sinceramente. Forse dovrei attaccarla più vicino al viso, me ne rendo conto, ma no, direi che anche così può andare bene. Comunque, cioè, non so tirare i pugni e questo si poteva già intuire. Cosa sto facendo? Non lo so. Non credo che sia l'utilizzo corretto di questa pallina, ma sto facendo del mio meglio, quindi apprezziamo l'impegno. Ancora non me la sono tirata in faccia, incredibile. Subito dopo mi ha risposto Adriana Spink, poi non ve l'ho detto, ma vi lascio ovviamente i link o ai profili Instagram o quasi nella maggior parte dei casi ai canali YouTube di chi mi ha risposto. E Adriana praticamente mi ha consigliato due cose, solo che una ce l'avevo già, ossia il lavapennelli, e la seconda cosa mi ha scritto pure un'altra cosa super carina e utile, è la
l'aspirapolvere da scrivania. È un aggeggio quasi giocattolo, ma è utile per briciole e sporco che si accumula su scrivania e PC. Quindi è una cosa che a me succede costantemente, quindi questo prodottino potrebbe essere la svolta. Oltretutto è bello compatto, è bello piccolino e sembrerebbe anche molto carino il design. Quindi teoricamente dovrebbe essere anche molto carino da tenere sulla scrivania, non troppo invasivo, no vabbè, ma sembra veramente carinissimo. Si ricarica con il cavetto USB e in sostanza adesso è anche in dotazione il cavetto e c'è anche in dotazione questo aggeggino per andare a pulirlo, quindi direi di testarlo immediatamente che mi ispira veramente tantissimo. Devo poi leggere anche bene le istruzioni. Si chiama proprio Desktop Vacuum Cleaner e dovrebbero esserci anche, esatto, le istruzioni per poi riuscire a svuotarlo una volta che si è aspirata la scrivania. Quindi non vedo l'ora, anche qui scoperta che potrebbe essere rivoluzionaria. È davvero molto molto carino da utilizzare. Il tasto di accensione è qui sul retro e noi ora lo testeremo sul computer, che comunque ne ha bisogno. Si passa delicatamente, molto molto facile da utilizzare. E no vabbè, pulisce benissimo, aspira alla grande, c'è proprio una super differenza tra prima e dopo. Sarà la svolta, questo qui sarà la svolta, è anche piuttosto silenzioso, quindi davvero super top. E arriviamo alla terz'ultima risposta, che invece è stata quella di Anima, e lui mi ha chiesto addirittura se avessi un budget o una categoria di preferenza, ma gli ho detto assolutamente no, e quindi mi ha risposto: comprati i pattini e fatti un giro, sarà divertente. Quindi ultimamente quando testo prodotti strani rischio sempre le caviglie in questi video, però oggi c'ho un vantaggio, nel senso che sta nevicando, quindi non penso di poterli utilizzare né qua in casa né fuori, ma nel caso li utilizzeremo poi in un vlog. Io intanto comunque li ho ordinati e ho preso appunto i pattini che mi aveva segnalato, quindi mi ha lasciato il link, e sono dei rollerblade. Spero di aver azzeccato la taglia, ma sembrerebbe di sì. Sembrano anche fatti molto bene, considerate che li ho pagati tipo 49 euro o 59 euro, e mi ricordano tantissimo quelli che avevo da piccola, cioè sono fatti veramente benissimo. Non vedo l'ora in realtà di provarli, ma sono contenta che il tempo in questo caso, cioè che le condizioni meteo siano abbastanza avverse in questo caso, perché almeno, visto che già questi video si trasformano sempre in figuracce epiche, almeno in questo senso non dovrei farne, anche se teoricamente, se non ho rimosso del tutto, in teoria dovrei saper andare sui pattini, quindi potrebbe non trasformarsi in un fail, ma nel caso saranno sicuramente utili per quando di nuovo ci sarà bel tempo e appunto la mattina andrò in ciclabile. Questi sono perfetti anche per fare sport, è un modo un po' alternativo e divertente. Comunque sono molto contenta di questa scelta, hanno anche il freno, sono veramente super completi. Unica cosa, io ho preso la M, quindi 35-38, ma forse avrei potuto prendere, no, ma 39-41 era grande, no, sicuramente mi stanno, non diciamo cose. Comunque scelta molto particolare, ma divertente sicuramente. E siamo arrivati alla penultima risposta, che invece mi ha dato The Lady, quindi Eleonora, e lei mi aveva consigliato inizialmente sempre i pad, quelli che mi aveva consigliato Gianmarco Zagato, però mi aveva dato un'alternativa e mi ha chiesto se non te li hanno già segnalati. Ho detto sì, cioè tutti li conoscevano tranne me praticamente. Allora mi ha detto: allora te ne dico una che magari si trova anche fuori Amazon, ma ti giro questa box precisa, è la vita, proprio con questi gusti qui. E ha scelto un prodottino di cibo, ossia questa box che io vi ho aperto al contrario, ma che contiene tantissime barrette. Queste qui sono le barrette Be Kind, sono arrivate veramente velocissime e ce ne sono di tutti i gusti, cioè cioccolato fondente e nocciole, mandorle e cocco, poi abbiamo miele e noccioline, ce ne sono veramente tantissimi. Qui di nuovo col miele, però c'è anche lo sciroppo d'acero. Qui abbiamo burro d'arachidi e cioccolato fondente, ce ne sono veramente tantissime nella box. Aspettate che
Riprendo l'ordine e vi dico il totale. È una cassa mista, 6 gusti diversi, l'ho pagata 31,12 € con Amazon Prime e ci sono 3 barrette per ogni gusto, quindi in tutto dovrebbero esserci 12 barrette. Sono molto molto curiosa di assaggiarle, quindi iniziamo con questa qui, mandorla e cocco, anche perché è quasi l'ora di fare merenda, quindi ci sta sempre. Vabbè, grande, le arriva anche Mikey, ma barretta mia Mikey, eh? Buonissima. E siamo arrivati purtroppo all'ultima risposta di oggi, quindi all'ultimo prodottino. In questo caso mi ha risposto Eleonora Petrella e mi ha consigliato le talloniere in silicone per scarpe dure, come ad esempio le Dr. Martens. Quindi sono stata contentissima perché di nuovo ho scoperto un prodotto di cui ignoravo totalmente l'esistenza, ma che potrebbe essere assolutamente rivoluzionario. Mi ha mandato diversi link su Amazon, io ho trovato queste qui, che sono effettivamente delle talloniere in silicone che sono universali, quindi si possono utilizzare all'interno di qualsiasi tipo di calzatura, ovviamente di quelle chiuse sul retro, e potrebbero realmente essere rivoluzionarie perché appunto aiutano ad utilizzare di più scarpe come appunto potrebbero essere le Dr. Martens, che le prime volte che le mettete vi pentite di averle comprate e poi man mano si lasciano andare e diventano comodissime, perlomeno per quella che è la mia esperienza. Però per esempio per le Timberland, che ancora nonostante io le utilizzi da tempo sono un pochino rigide eccetera, queste qui saranno sicuramente super super utili, quindi anche in questo caso scoperta top, grazie mille. Praticamente a quanto ho capito è super super semplice anche applicarli, effettivamente si inserisce all'interno della scarpa. Tra l'altro nel caso delle Timberland io spero che si stia vedendo, ma sembra perfetto. Ed effettivamente rende molto più morbida e molto più agevole la calzata, quindi assolutamente top. Dovrò usarle anche per le nuove Dr. Martens che ancora devono prendere la forma del piede. E niente, quindi ce l'abbiamo fatta, questo era tutto per quanto riguarda questa prima puntata della challenge in cui mando messaggi a chiunque sperando che qualcuno mi consideri e appunto mi segnali dei prodotti nuovi che posso poi scoprire e testare con voi. Io mi sono divertita moltissimo e l'ho trovata anche molto interessante, cioè è anche bello scoprire cose che effettivamente io non avrei mai acquistato perché nella maggior parte dei casi ne ignoravo l'esistenza, ma poi di solito quando si tratta di questi video si trasformano in cosine utilissime. Quindi spero tantissimo che vogliate vedere una seconda parte di questa challenge e magari in questo caso potreste scegliere voi quali prodotti devo acquistare, non lo so. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, poi se mi ricordo metto anche un sondaggio nelle stories. E intanto sì, è ufficialmente il mio momento, quindi smetto immediatamente di parlare, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!